Fin da quando ero bambina, il mare ha esercitato la sua forte attrazione su di me. I miei genitori mi hanno portata in barca a vela quando avevo appena 11 giorni e da quel momento, fosse stato per me, non sarei mai più scesa. Ho imparato a camminare lungo le draglie della barca a vela, imparato a nuotare e fare apnea al largo, tuffandomi dalla barca. Ho sviluppato nel mio profondo un senso di rispetto per l'ambiente, non solo quello marino, insieme al dovere di proteggerlo. Dall'elementare fino all'università ho colto ogni occasione per approfondire argomenti relativi al mare, all'ambiente marino. Tutti sapevano che per qualsiasi ricerca, tesina e perfino per la tesi di laurea, Giulia non poteva che scegliere un argomento legato al mare. Anche quando mi sono trovata in difficoltà nell'identificare un argomento per i miei elaborati, che si trattasse di filosofia, scienze o diritto, la mia bussola mi ha sempre riportata al mare. Ho continuato ad andare in barca a vela con i miei genitori ogni volta che ne avevo la possibilità. Da quando vivo a Copenaghen ho anche iniziato a fare vela ogni settimana su barche d'epoca. La vela può essere tante cose e molti la etichettano come un'attività di lusso. Credo che per molti aspetti non lo sia. Per esempio, quando si naviga in mezzo ad un temporale su una barca tutta aperta, si passano notti insonni a sorvegliare l'ancora o si devono centellinare acqua ed elettricità e rinunciare a tutti i comfort. Io percepisco la vela come uno stile di vita per chi vuole allontanarsi dalla civiltà perché è attratto dal richiamo del mare. Ma il mare non è sempre quello calmo e paradisiaco. Il mare è un ambiente per lo più ostile. Il meteo marino rende la navigazione pericolosa e l'ambiente stesso, per via dell'acqua e del sale, distrugge, corrode, rovina tutto ciò che si trova su di esso. Per vivere appieno e responsabilmente il mare e la vela occorre imparare molto e fare molta esperienza in una moltitudine di ambiti. Bisogna saper portare la barca regolando le vele in base al vento, imparare a decifrare il meteo e mettere in sicurezza barca ed equipaggio quando la burrasca colpisce. Occorre conoscere il funzionamento e le specifiche di ogni singolo strumento ed utenza di bordo e saper smontare, riparare e rimontare pressoché tutto, essendo consapevoli del fatto che c'è sempre, sempre, sempre qualcosa da riparare a bordo. È necessario adattarsi ad una vita più semplice, con meno comodità e più difficoltà. Cosa potrebbe mai spingere una persona a scegliere una vita del genere? L'amore per il mare ed il desiderio di libertà. Il grande progetto al quale ho lavorato a lungo è quello di andare a vivere su una barca a vela. Il mio fidanzato ed io abbiamo entrambi lavorato e risparmiato per anni per potercelo permettere, solo ed esclusivamente con i nostri mezzi economici. E ora, finalmente, abbiamo potuto comprare la nostra barca a vela, che sta per diventare la nostra casa. Abbiamo quindi deciso di lasciare Copenaghen e trasferirci sulla barca, che terremo in Italia, in Sicilia. Anche se sarebbe bello navigare sempre e girare il mondo, abbiamo deciso di essere prudenti e rimanere con i piedi per terra in relazione a questo progetto. Dopo aver lavorato sodo per questi ultimi anni, ed in parte anche grazie alla diffusione dello smart working, entrambi i nostri datori di lavoro ci hanno accordato la possibilità di lavorare da remoto, dall'Italia, per lunghi periodi. Manterremo quindi gli stessi impieghi e continueremo a finanziare la nostra vita lavorando, ma lo faremo dalla barca. E nel frattempo impareremo il più possibile sulla barca ed inizieremo ad acquisire esperienza di navigazione e manutenzione da soli, senza esporci a rischi. Ogni tanto torneremo a Copenaghen, dove manterremo l'appartamento, perché molti aspetti della nostra vita sono legati a questa città. È sicuramente un cambiamento radicale di vita il nostro, ma cerchiamo di farlo in modo responsabile, traendo il massimo da quello che abbiamo e senza buttare tutto all'aria per quello che può sembrare un colpo di testa. E non è un colpo di testa, è un sogno, diventato poi un progetto che ci ha accompagnati per molto tempo e ora, finalmente, sta diventando realtà.
Amici, vi chiamo così perché è questo che siete se mi avete seguita fin qui e se continuerete a seguirmi. Quindi, amici, spero che il mio progetto adesso vi sia chiaro e se mi seguite da un po', se mi conoscete, avrete forse capito che quella che sto esprimendo adesso è una grande parte di me, alla quale sto dando un po' più di spazio e che in parte in passato ho represso. In realtà non riesco davvero a contenere la mia gioia perché questo sogno è stato un sogno per tantissimo tempo e adesso che lo posso toccare con mano, che sta diventando realtà, non mi sembra quasi vero, mi sembra ancora un sogno, appunto. E mi sento molto fortunata perché posso condividere tutto questo con voi. Dentro di me sento che questa è una tappa importante del mio percorso di crescita personale perché rappresenta l'accettazione di me stessa, di tutte le parti che mi compongono, non solo di quelle che sono più facilmente accettabili, e un po' l'annientamento della paura di non essere abbastanza e di non essere quello che i canoni della società mi impongono di essere, quindi di poter essere davvero me stessa. Continuerò a raccontare tutti gli aspetti del mio percorso qui su YouTube. Vi racconterò di come io e il mio fidanzato abbiamo comprato questa barca a vela, e della prima grande avventura che faremo in barca a vela. Vi porterò con me. Abbiamo comprato la barca a La Spezia, in Liguria, e dobbiamo navigare fino in Sicilia, quindi c'è praticamente tutta l'Italia da fare. E questa è di certo la navigazione più lunga che abbia mai fatto nella mia vita, quindi già quella è una grande sfida e vi porterò con me in tutte le tappe. Mi sento molto elettrizzata pensando a questa traversata, un po' spaventata in modo positivo. Provo proprio quella sensazione che si ha quando si esce dalla propria comfort zone e sono felice, ma ovviamente c'è quella sensazione lì che è un po' ambivalente. Sul canale vedrete quindi le mie avventure in mare, ma vi porterò anche con me in alcune avventure a terra, avremo tantissimi posti da esplorare e condividerò la mia vita quotidiana sulla barca a vela, quindi cosa faccio nella mia vita quotidiana. Come vi ho detto, continuerò a lavorare e studiare, quindi le mie attività in un certo senso non cambieranno, ma si aggiungeranno ad altre attività. Continuerò a parlare di produttività e dei libri che leggo, di crescita personale e non preoccupatevi, continuerà ad esserci il book club, ci saranno sempre gli episodi regolari. Oltre a ciò, approfondiremo di tanto in tanto l'argomento della sostenibilità, della tutela dell'ambiente marino, perché con questo mio cambiamento di vita voglio cercare di avere il minore impatto possibile sull'ambiente e sull'ambiente marino, quindi voglio prendere tutti gli accorgimenti possibili per non inquinare, per avere un impatto il più vicino possibile a zero. Lo so che l'impatto zero è praticamente impossibile. E quindi farò ricerca, raccoglierò informazioni e condividerò conoscenze sul canale in modo da poter ispirare e aiutare altre persone a tutelare l'ambiente marino. Quindi Giugissima sarà sempre Giugissima, ma forse una versione un po' più completa di me stessa. Con questo canale voglio ispirarvi ad accettare voi stessi, ad amare la vita e a lottare per quello in cui credete, soprattutto per i vostri ideali e non per gli ideali che qualcun altro pensa debbano essere vostri. Vivete nel presente e credete in voi stessi. Domenica prossima vi racconterò di come io e il mio fidanzato abbiamo comprato la barca a vela e vi mostrerò il nostro moving on board, quindi come ci trasferiremo a bordo. Tra molta manutenzione, pulizie, acquisti nautici e tanto tanto lavoro manuale. E poi nelle settimane successive vi porterò con me nella traversata verso la Sicilia. Quindi iscrivetevi al canale, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, attivate le notifiche e seguitemi su Instagram se volete vedere dove mi trovo in tempo reale. Penso che quando uscirà questo video, se il meteo lo permette, starò già navigando verso la Sicilia. Io intanto vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.